Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 81. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere Smacchi e rivolta all'assessore Chianella. Chiusura di un tratto umbro dell'asse viario Perugia-Ancona. Informazioni, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi consiglieri, assessori. Parliamo del tratto umbro della Perugia-Ancona, quel tratto che dopo 30 anni di attesa è stato inaugurato in data 28 luglio dal Presidente Renzi. In particolare parliamo del tratto che va da Pianello al vocabolo Schifanoia e collega la parte che di fatto era interrotta dai lavori, cioè la parte che va da Valfabbrica a Casa Castalda. Ora, dopo l'inaugurazione, di fatto, Assessore, ci sono state due interruzioni. La prima è avvenuta il 16 gennaio per circa 5 giorni in direzione Perugia, la seconda è avvenuta per San Valentino, quindi il 13-14 febbraio, questa volta in direzione Ancona, e in entrambi i casi la comunicazione è stata per giunti difettosi che di fatto sono stati rimossi o hanno necessitato di una manutenzione. Oltre a sapere i motivi di questi problemi che hanno interessato i giunti e quindi hanno interessato la viabilità, che di fatto la prima volta anche in conseguenza delle forti nevicate è stata in grande difficoltà, e tant'è che è stato di nuovo aperto il vecchio tracciato, ma capirà insomma con la neve e con le difficoltà di quei giorni ci sono state tante lamentele. In secondo luogo, Assessore, le vorrei chiedere e le vorrei fare due considerazioni. La prima: contemporaneamente all'apertura, di solito si dovrebbe fare prima, però almeno è stata fatta una manutenzione straordinaria del tratto già aperto negli anni 90, che va da Branca alla località Schifanoia, che è di collegamento rispetto alla strada che è stata aperta. Ora, quel tratto di fatto la manutenzione l'ha avuta e è stata ultimata. Ora invece rimane un tratto, che è quello che va nella direzione Ancona da Schifanoia a Branca, che è di fatto in grande difficoltà, nel senso che c'è un manto stradale quasi completamente logorato. In alcuni tratti sono stati fatti degli interventi, ma lì veramente ci sono problemi per un traffico che è triplicato rispetto a prima dell'inaugurazione. E ultimo, concludo chiedendole a che punto è la progettazione per quanto riguarda il raddoppio della galleria Picchiarella, della galleria Casa Castalda e del viadotto Calvario, che erano stati inseriti nel piano pluriennale dell'ANAS. Mi risulta che c'era una progettazione in corso con risorse importanti, si parlava di circa 100 milioni. Grazie. Grazie consigliere Smacchi, prego assessore Chianella. Grazie Presidente. Grazie consigliere Smacchi, la sua interrogazione ci permette di informare in maniera più dettagliata rispetto ad alcune questioni. Noi abbiamo avuto un'interlocuzione in questi ultimi tempi con ANAS anche su questa questione. Nel tratto della 318, appunto compreso tra Valfabbrica e Casa Castalda, aperto al traffico come lei ricordava nel luglio del 2016, si sono riscontrate anomalie di funzionamento di alcuni giunti di dilatazione in acciaio Corten installati lungo viadotti Calvario e Sospertole, che hanno determinato la necessità di limitare la circolazione stradale al fine di garantire la piena sicurezza dell'utenza. ANAS ha immediatamente interessato l'impresa appaltatrice dei lavori, la quale unitamente al produttore dei giunti sta valutando le cause che hanno determinato tali anomalie al fine di attivare solertemente gli interventi di ripristino. Quindi tutti gli interventi necessari saranno a totale carico dell'appaltatore. Sostanzialmente si tratta di una correzione di vizi che nelle opere pubbliche, oserei dire anche quelle private, a volte accade. Per quanto concerne la sua seconda domanda, appunto il tratto sempre della 318 compreso tra Schifanoia e Branca, si segnala che ANAS ha previsto nell'ambito del contratto di programma 2016 un intervento di risanamento profondo di questo tratto della sovrastruttura stradale, appostando un investimento di 800.000 euro,
che credo a breve verranno, tra virgolette, utilizzate. Da ultimo, la sua terza domanda, la galleria che è in capo ad ANAS, le notizie che noi abbiamo in nostro possesso sono che la progettazione definitiva esecutiva avverrà entro sostanzialmente la prossima estate, entro il prossimo agosto, e che l'appalto sarà possibile entro l'anno 2018. Queste sono le notizie in nostro possesso che non abbiamo motivo di... Sarà nostra preoccupazione, nostra cura da parte della Giunta regionale informare ovviamente il Consiglio regionale di eventuali modificazioni rispetto a questo cronoprogramma. Grazie. Consigliere Smacchi. Grazie Assessore, la sua risposta è esauriente e concreta. Non avevo dubbi, visto l'interesse e vista la necessità che quel territorio ha rispetto alla mobilità e alle infrastrutture. Quindi ci prendiamo questi impegni. 800.000 euro per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del tratto Schifanoia-Branca in direzione Ancona, con appalto da farsi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Progetto e appalto invece nel 2018 per quanto riguarda il raddoppio della galleria Picchiarella e della galleria Casa Castalda e del viadotto Calvario, ricordando che se non faremo questo raddoppio, Assessore, quello sarà l'unico tratto dell'intero progetto della quadrilatero a due corsie, quindi con problematiche di sicurezza e di mobilità importanti. Quindi su questo dobbiamo essere attenti e pressanti. Termino invitandola, appena possibile, a fare un sopralluogo per quanto riguarda il tratto della Piandassino, Mocaiana, Bivio, Pietralunga, in quanto i tempi per quanto riguarda la progettazione, se ce la facciamo anche a sollecitare e abbreviarli, sarebbe opportuno in modo tale che possano partire al più presto i lavori. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 84. Anche questa interrogazione è rivolta all'assessore Chianella da parte del consigliere Squarta. Informazioni della Giunta regionale riguardo al rinvenimento di risorse atte a garantire la manutenzione e la sicurezza della strada regionale numero 220 Pievaiola, variante di Tavernelle. Prego, consigliere Squarta. Sì, grazie Presidente. Lo stato indecoroso della Pievaiola e della variante ANAS di Tavernelle non può attendere fino a quando la Regione non avrà sufficienti risorse per finanziare gli interventi richiesti dalle istituzioni locali e provinciali reclamati a gran voce dai cittadini. Nei giorni scorsi i tecnici della provincia di Perugia, sollecitati dal gruppo consigliare comunale Civicamente Adesso Piegaro, hanno illustrato punto per punto le criticità dello stato dei lavori. Nello specifico, per quanto concerne la realizzazione della segnaletica orizzontale, è reso noto che nel gennaio 2016 è stato presentato alla Regione un progetto che attende ancora di essere finanziato. Citando ancora testualmente la lettera dell'area viabilità della provincia, si legge che, con notevoli difficoltà e ritardi, è stato eseguito un taglio dell'erba sulle banchine della strada regionale 220, anche nel tratto ricadente del comune di Piegaro. Il taglio è difficoltoso in quanto con i mezzi in dotazione è possibile effettuare interventi in corrispondenza delle barriere di sicurezza, non essendo dotati di specifica attrezzatura disponibile. Occorrerebbe intervenire con ditte private, ma non avendo a disposizione finanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria da parte della Regione, al momento possiamo intervenire esclusivamente con il personale dell'ufficio di zona, con il taglio da effettuarsi a mano, cosa peraltro difficoltosa data la scarsa dotazione di personale operativo. La manutenzione ordinaria delle strade, chiusura buche, taglio e potatura alberi, rifacimento cunette risulta difficoltoso per carenza di personale. Sempre la provincia comunica che a luglio sono stati richiesti alla Regione fondi per la manutenzione degli impianti di illuminazione, ad esempio le torri faro, gli svincoli di Pietrafitta e Tavernelle Est, la sostituzione delle lampade non funzionanti ubicate sul sottopasso stradale e sulla galleria artificiale, senza che tuttavia sia pervenuta risposta. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore per conoscere cosa osta al rinvenimento delle risorse di cui trattasi al fine di garantire la manutenzione e sicurezza della strada 220 Pievaiola variante di Tavernelle. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie Presidente. Per la strada regionale 220 Pievaiola la Regione dell'Umbria ha investito 27 milioni di euro per la realizzazione della variante esterna all'abitato di Tavernelle, circa 9 chilometri, e il miglioramento dell'accessibilità all'abitato di Macereto. I lavori sono conclusi dal 2012 e da quella data i tratti di strada sono aperti al traffico. Successivamente, con protocollo
d'intesa 2013, la Regione ha messo a disposizione un finanziamento di 10,7 milioni di euro per il miglioramento appunto della strada regionale 220, da utilizzare per la realizzazione di 3 rotatorie in località Castel del Piano, circa 2,5 milioni in corso di realizzazione, e l'adeguamento della piattaforma stradale da Capanne a Fontignano, circa 8,2 milioni. Quindi io credo che la Regione abbia non solo investito, ma abbia, diciamo così, rappresentato rispetto alla Pieve Vaiola un interessamento assolutamente importante, che sommano circa 27 milioni. Le risorse che la Regione trasferisce ogni tanto alle province, nel senso strutturalmente durante gli assestamenti di bilancio o in fase di predisposizione di bilanci, sono risorse che generalmente vengono utilizzate da mutui, appunto, che la Regione accende rispetto alle opere pubbliche in generale, e quindi possono essere utilizzate per la manutenzione straordinaria. Quello che lei, consigliere, ovviamente rappresenta sono problemi di manutenzione ordinaria. Ora, siccome lo stato delle province è quello che è, lo sappiamo tutti, non è dipeso dalla Giunta regionale dell'Umbria, a men che meno dall'assessorato alle infrastrutture, è una situazione, diciamo così, di carattere generale. Aggiungerei un'altra sottolineatura, nel senso, se noi usciamo i confini regionali, cioè verso la Toscana o anche verso le Marche, io non credo che le situazioni di infrastrutture siano assolutamente diverse, anzi, se sono diverse, in alcuni casi, per quello che io ho potuto verificare, sono in alcuni casi anche peggiori. Detto questo, ovviamente sarà nostra preoccupazione, laddove è possibile individuare anche risorse per la manutenzione ordinaria, trasferirle alle province. Aggiungo che le risorse che trasferiamo strutturalmente alle province durante appunto assestamenti o predisposizione di bilanci, come dicevo prima, una parte di queste risorse viene trasferito anche alle provinciali, sul quale la Regione dell'Umbria non ha una, diciamo così, attribuzione diretta, una competenza diretta. Questo per far fronte anche a una situazione delle strade provinciali che sappiamo tutti in generale com'è. Detto questo, la manutenzione ordinaria che le province effettuano sulla gestione dell'intera rete, una manutenzione ordinaria e straordinaria, che sulla quale informano appunto la Regione, gli uffici regionali, circa la necessità di garantire quei livelli di sicurezza e di viabilità minimi. Sulla base di queste dati la Regione stabilisce un ordine di assegnazione di fondi in base alle gravità della situazione, compatibilmente appunto con le disponibilità di risorse finanziarie. Credo che questo era quello che dovevamo, insomma, l'attenzione da parte della Regione dell'Umbria sulla Pieve Vaiola credo che sia stata massima, perché 27 milioni di euro sono una cifra consistente che in parte si stanno appunto utilizzando in alcune tratte. Quello che rappresentava un po' nella sua interpellanza, si tratta di manutenzione ordinaria sulla quale, qualora si verificassero, lo verificheremo ovviamente, la possibilità di trasferire risorse, lo faremo. Grazie. Grazie, prego consigliere Squarta per la replica. Ma io credo che se sono stati spesi tutti questi soldi per la manutenzione della strada, siano stati spesi assolutamente male, perché basta fare un giro là e vederlo. Invito l'assessore a recarsi anche al più presto per capire come veramente non si tratta solo di una manutenzione ordinaria ma anche straordinaria, tant'è vero la provincia, che non è certo amministrata dal centrodestra ma amministrata dal centro-sinistra, cioè da voi, nel rimpallo che, come ho citato poc'anzi nella mia interrogazione, dice che più volte che vi sta sollecitando, mettendo appunto la Regione in diffida circa l'erogazione di queste risorse, in riferimento per esempio, come dicevo poc'anzi, alla sostituzione anche di tutto il riguardo all'impianto dell'illuminazione. Quindi non lo diciamo noi, non lo dico io, lo dice la provincia che è amministrata da voi, quindi è ora che la Regione da questo punto di vista si svegli e non dica che ha speso tutti questi soldi, perché ancora fa peggio, perché sono stati spesi 27 milioni e è questo lo stato d'arte della Pieve Vaiola. Credo che tutti quanti noi facciamo, o anzi voi fate, una pessima figura. Passiamo adesso all'oggetto numero 86, è una interrogazione presentata dai consiglieri Solinas, Casciari e Rometti, rivolta all'assessore Barberini.
Intendimenti della Giunta regionale per garantire un numero adeguato di ginecologi non obiettori in tutte le strutture sanitarie regionali al fine di assicurare il servizio di interruzione volontaria della gravidanza nel rispetto della legge 22 maggio 78 194. Prego, consigliere Solinas. Sì, grazie Presidente. Tutti sappiamo che la legge 194 del 1978 dà disposizioni in merito alla tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nella stessa legge è stata individuata la figura dell'obiettore di coscienza che può esimersi dal partecipare a queste attività in questo ambito. Il successivo comma 4 della legge stabilisce che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge ed effettuare interventi di interruzione di gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articolati di legge. E la Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Bisogna citare anche il fatto che nell'ottobre 2015, il Consiglio d'Europa, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa, ha dichiarato la violazione da parte dell'Italia del diritto alla tutela della salute garantito dall'articolo 11 della Carta Sociale Europea, considerate le carenze riscontrate nell'erogazione dei servizi di interruzione volontaria di gravidanza, previsti appunto dalla legge sopracitata. La relazione del Ministro della Salute in merito all'attuazione della legge contenente norme per la tutela dell'interruzione volontaria ha stabilito un numero all'incirca del 65% di obiettori in Italia. Presso il nuovo ospedale San Giovanni Battista di Foligno, nello scorso mese di gennaio, si è verificata una situazione tale per cui è stata disposta la sospensione temporanea delle attività di interruzione volontaria di gravidanza, costringendo le donne del comprensorio a recarsi in altri ospedali, in particolare Spoleto e Narni. La sospensione del servizio in argomento si è verificata a causa di un numero estremamente esiguo di ginecologi non obiettori presenti nell'ospedale di Foligno che per ragioni diverse non potevano essere in servizio. L'obiezione di coscienza dei medici è tutelata dalla normativa nazionale, ma è anche tutelato il diritto delle donne all'interruzione volontaria. Quindi, tenendo conto dell'elevato numero di medici obiettori di coscienza presenti sul territorio regionale, potrebbe verificarsi una limitazione di fatto dell'effettivo esercizio del diritto alle donne ad avere accesso al servizio di interruzione. Quindi riteniamo necessario che le aziende sanitarie provvedano a garantire il servizio di interruzione volontaria della gravidanza su tutto il territorio regionale in modo omogeneo ed effettivo anche al fine di evitare il fenomeno della mobilità sanitaria, il ricorso a centri privati o in casi estremi a pratiche illegali e pericolose per la salute della donna. Tra le buone pratiche bisogna citare anche il fatto che la continuità del servizio di interruzione volontaria è stato mantenuto in atto dall'azienda ospedaliera del San Camillo Fornalini di Roma, che ha indotto un concorso pubblico per l'assunzione di dirigenti medici, questo del tutto di recente, disciplina ostetricia e ginecologia, richiedendo espressamente ai candidati la disponibilità allo svolgimento delle attività di interruzione volontaria di gravidanza. Quindi devo anche ricordare che i comuni di Corciano e di Foligno recentemente si sono espressi anche con atti istituzionali in merito. Voglio infine ricordare che esiste anche una modalità farmacologica che costa meno per le casse della sanità regionale e comporta mancanza di invasività per la donna, che è la cosiddetta pillola RU486. Quindi con l'interrogazione noi sollecitiamo la Giunta a conoscere quali azioni intende, a farci conoscere quali azioni intende adottare per garantire un numero adeguato di ginecologi non obiettori in tutte le strutture sanitarie regionali al fine di assicurare il servizio di interruzione volontaria della gravidanza nel rispetto della 194. Grazie. Grazie, rinnovo ancora il rispetto dei tempi perché siamo veramente fuori. Prego, Assessore Barberini. Sì, grazie ai consiglieri che hanno presentato l'interrogazione, permette finalmente di fare luce su una serie di notizie che sono apparse in questi ultimi giorni, per la verità in alcune situazioni notizie anche infondate e inappropriate. Perché dico questo? Parto semplicemente dalla
considerazione dal dato sulla situazione del presidio ospedaliero di Foligno, dove è stata lamentata l'interruzione del servizio di interruzione volontaria di IVG. Ciò corrisponde al vero solo parzialmente, nel senso che per una serie di circostanze del tutto fortuite, pensionamenti, distaccamenti, mobilità del personale, malattie, sostanzialmente gli unici due medici ginecologi obiettori di quella struttura non hanno potuto garantire e espletare il servizio in due sedute, e precisamente il 21 di gennaio e il 4 di febbraio. In quelle sedute però non c'era, in quelle giornate non c'era alcuna attività programmata, quindi di fatto non c'è stato alcun trasferimento di pazienti in altre strutture. Nel frattempo la soluzione è stata immediatamente risolta, garantito il servizio anche in quella struttura, perché sono state distaccate dei ginecologi provenienti da altri presidi ospedalieri. Nel frattempo l'interrogazione però dà anche la possibilità di rispondere e fare un po' il quadro di quello che sta accadendo nella nostra regione. Attualmente le interruzioni volontarie di gravidanza nel 2016 sono state 1.295, con un calo che si registra ormai da 5 anni. Un calo sempre piuttosto marcato, se pensiamo che nel 2013 sono state 1.666, nel 2014 1.479, nel 2015 1.365. Quindi c'è un calo che si verifica in tutte le nostre strutture. Dai dati regionali, tra l'altro, emerge anche un ulteriore dato, che il ricorso alla 194 è in diminuzione. E questo viene misurato dal tasso di abortività, che è il rapporto tra le IVG, le interruzioni volontarie di gravidanza, ogni 1.000 nati. Oggi quel tasso è diminuito nel corso degli anni, negli ultimi 2 anni, del 6,6%. Ulteriore dato che serve per fotografare e capire la situazione che abbiamo nella nostra regione è che in Umbria il 65, quasi il 66% dei ginecologi si è dichiarato obiettore secondo le forme previste dalla 194, contro un dato nazionale del 71%, quindi anche qui siamo in linea al di sotto della media nazionale. Ancora, l'interruzione volontaria di gravidanza nella nostra regione viene garantita in 12 strutture pubbliche, e questo rappresenta sicuramente un elemento di diffusione e copertura territoriale assolutamente significativo. Ulteriore dato che volevo rappresentare è che, valutando le interruzioni delle IVG settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, considerando le 44 settimane lavorative canoniche, a livello nazionale ogni non obiettore ne effettua medialmente 1,6 IVG a settimana, e in questo range si va da una occupazione dello 0,4 della Valle d'Aosta fino al massimo di 4,7 del Molise. L'Umbria si attesta in un valore che è molto più vicino alla Valle d'Aosta rispetto all'ultimo del Molise, in quanto ha un indice di 1,04, cioè una interruzione volontaria gravidanza per ogni settimana lavorativa per ogni ginecologo che non si è dichiarato obiettore. Quindi mi sembra di poter dire che le strutture coprono in maniera molto adeguata il servizio in tutto il territorio regionale. Tutte le strutture sono adeguatamente strutturate, garantiscono il servizio. Gli indicatori confermano che siamo sicuramente, per garantire questo servizio, al di sotto della media dei dati della media nazionale. Questo però non ci esime dal continuare ad affrontare e a verificare puntualmente il tema, per cercare ovviamente di garantire un diritto che è disciplinato appunto dalla 194. Però mi sembra di poter dire che nella nostra regione la qualità e la quantità delle strutture, la qualità delle prestazioni sia sicuramente idonea a garantire questo servizio in tutto il territorio regionale.
Grazie, prego, consigliere Solinas. Sì, grazie. Ringrazio l'assessore Barberini, la sua risposta è senz'altro esauriente. Vorrei ribadire la necessità di attivare la delibera regionale che mette in atto la possibilità di utilizzare la pillola per l'interruzione farmacologica della gravidanza, che è un mezzo assolutamente meno traumatico dal punto di vista fisico per la donna, è un mezzo che nei paesi del nord Europa viene somministrato dalla medicina generale, quindi dalla primary care, e quindi in Umbria purtroppo viene confinato al solo ospedale di Orvieto, perché c'è una mancanza di informazione nei medici soprattutto e anche nelle donne, che non conoscono di fatto in modo dettagliato questo strumento, che è senz'altro da preferire. Grazie.